chiamo Simona Serra e sono un'artigiana restauratrice di ceramica in Faenza. Il mio percorso inizia all'Istituto d'Arte per la Ceramica di Faenza Gaetano Ballardini, nonché fondatore del Museo delle Ceramiche. In questa scuola mi sono specializzata in restauro della ceramica. Dopodiché ho fatto esperienza in delle botteghe di ceramica. Nel 1994 ho aperto il mio laboratorio e restauro ceramiche di vario tipo, maioliche, porcellane, gres, terraglie e anche altri materiali come possono essere il gesso, terracotta policrome, smalti su rame o altro metallo. Quando mi viene portata un'opera da restaurare, inquadro bene il lavoro che dovrò fare. Ogni restauro è unico, proprio perché bisogna valutare la tipologia della ceramica che viene sottoposta e poi lo stato conservativo dell'opera. Dall'analisi dello stato conservativo possiamo dedurre se necessita un preconsolidamento, una pulizia, oppure passare direttamente all'incollaggio dei pezzi. Pezzi possono essere pochi, ma possono essere anche molto numerosi. E da questo dipende la scelta delle colle, che sono varie. Si scelgono in base appunto alla materia ceramica, alla dimensione e alla pesantezza del pezzo. Dopodiché, una volta che l'oggetto è consolidato e pulito, si può passare a quello che è il ripristino formale. Il ripristino formale varia anche qui nella scelta dei materiali a seconda se dobbiamo fare un restauro di tipo conservativo, si utilizzerà del gesso, io utilizzo del gesso d'alabastro che comunque è un gesso abbastanza resistente ma non troppo tenace da abbinare a una maiolica magari d'alta epoca. In questo caso è anche molto importante conoscere le forme ceramiche. Nei centri di produzione e nelle varie epoche sono stati differenti, quindi o le si conosce o comunque ci si avvale anche dei libri di ceramica, che ce ne sono numerosi, vari. Una volta che l'oggetto, l'opera è ben ricostruita, consolidata, stuccata benissimo, quando la batti suona proprio come fosse integra, ecco che allora possiamo passare a quello che è definito il restauro stilistico, pittorico, ben conosciuto anche come antiquariale, proprio perché le rotture non si vedranno più. Il restauro pittorico è sicuramente la parte più affascinante forse del restauro, perché si ha a che fare con i pigmenti colorati, che sono terre già bellissime di per sé solo da vedere. In questo anche mi è stato molto importante aver fatto ceramica, proprio perché la scioltezza della mano nel imitare una decorazione viene anche dall'aver decorato su maiolica. Una delle mie passioni sono sempre stati i frammenti ceramici, soprattutto quelli antichi che si ritrovano un po' ovunque, anche dando un calcio per terra qui a Faenza. Piccoli frammenti d'alta epoca che vanno dall'epoca arcaica al 500. Ne raccolgo, ne stendo ovunque, ci faccio delle piccole installazioni. Nel mio laboratorio propongo anche dei corsi di restauro. Questi si svolgono a weekend, si dividono in corso base oppure corso avanzato. Vi aspetto a Buongiorno Ceramica in bottega da me online 16-17 maggio. Grazie a tutti.